Buongiorno a tutti. Allora, vi abbiamo convocato, siamo qui tutti insieme per raccontarvi gli ultimi accadimenti in Commissione Finanze e Lavoro congiunta per quanto riguarda il decreto che oggi sarà in discussione sull'IVA e lavoro. Soprattutto siamo qui per darvi testimonianza diretta ancora una volta di come questo Parlamento è stato esautorato nella sua funzione legislativa, esautorato dal Governo e soprattutto anche dalla maggioranza, e di come la voce di 9 milioni di italiani, del 25% degli italiani, è rimasta praticamente inascoltata, di come il nostro lavoro, le nostre analisi, i nostri studi, i nostri emendamenti sono stati praticamente del tutto resi inefficaci, anzi non se ne è neanche potuto parlare. Allora, per farvi un breve excursus dell'iter del decreto-legge, sapete che il decreto-legge tratta sostanzialmente alcune misure agevolative fiscali per quanto riguarda il lavoro e soprattutto il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%. Emanato questo decreto-legge il 26 giugno, è stato poi licenziato dal Senato il 31 luglio. È stato quindi calendarizzato in Commissione intorno all'1-2 di agosto. A questo punto in Commissione abbiamo avuto davvero pochissimo tempo, vi stiamo parlando di 24-36 ore, per leggerlo, studiarlo, analizzarlo, discuterlo ed emendarlo. Ieri ci siamo trovati nella sessione della Commissione in cui bisognava formalizzare gli emendamenti e votarli. Ovviamente la Presidenza della Commissione, vi racconto così come è successo, è entrata in Commissione dicendo sostanzialmente che la maggioranza aveva ritirato tutti gli emendamenti, per cui la maggioranza si è smarcata dall'emendare questo decreto-legge. Erano rimasti 250 emendamenti circa fatti solo dalla minoranza e che dovevamo scegliere noi se segnalare qualche emendamento più importante e quindi parlare solo di questi o fare la trattazione su tutti gli emendamenti. Fermo restando che il Governo non aveva intenzione di rimandare questo processo, questo decreto al Senato e che comunque sia già tutti gli emendamenti avevano parere negativo sia dei relatori e sia del Governo. A questo punto capirete bene che qualunque azione nostra, tutto lo sforzo che avevamo fatto nelle 24 ore precedenti e tutto il lavoro fatto, a questo punto era del tutto inutile, perché ci è stata tolta qualunque possibilità di porre dei giusti correttivi, poi lo diranno anche i miei colleghi, dei giusti correttivi a questo decreto, che tra l'altro attualmente, ad ora che vi parliamo, ancora non ha avuto il placet della Commissione Bilancio e su cui abbiamo avuto diversi rilievi fatti alla Commissione stessa in ambito di alcune coperture, che potrebbero quindi inficiare addirittura tutto quanto il decreto. Altra cosa che è stata praticamente dettata dalla maggioranza è stata una sorta di contingentamento dei tempi. Ieri pretendevano nell'arco di 2 ore di esaminare tutti quanti gli emendamenti. Hanno messo una sorta di tagliola alle 21:30. Dopo le 21:30 non si poteva andare avanti. Questo è stato quello che la maggioranza ha deciso e troverete tutto nei rapporti stenografici ovviamente della Commissione. Ovviamente questo decreto doveva essere ritrattato, doveva essere emendato, ma come sapete qui ci sono altre esigenze che hanno introdotto una fretta eccessiva, a scapito ovviamente della bontà di un decreto che in un momento così particolare per la congiuntura economica italiana poteva essere davvero di grandissimo effetto. A questo punto noi abbiamo chiesto di mettere il governo davanti alla sua responsabilità. Abbiamo chiesto a questo punto che il governo abbia il coraggio di mettere la fiducia su questo decreto, abbia almeno il coraggio di mettere la fiducia, ma né il governo e né la maggioranza che si è schierata dietro supinamente dietro questo decreto hanno voluto mettere la fiducia. Non hanno voluto neanche prendersi la paternità, perché di fatto non mettendo la fiducia è uno scarico di responsabilità che il governo fa verso il Parlamento, non hanno neanche voluto prendersi la paternità delle scellerate coperture che hanno trovato e che tanto scalpore hanno fatto in questi mesi per chi ha seguito la stampa, soprattutto per quanto riguarda alcuni innalzamenti delle anticipazioni di alcune aliquote, soprattutto IRES, IRPEF e quant'altro. Di cui adesso vi parlerà meglio nel dettaglio il mio collega Alessio Villarosa, che vi illustrerà anche alcuni emendamenti che avevamo presentato appunto per migliorare questo decreto. Grazie.
Buongiorno a tutti. Niente, questo è il solito decreto, siamo arrivati a 9 se non sbaglio, ora arriverà anche quello sulla cultura, che non permette al Parlamento di lavorare. Quello su cui mi vorrei concentrare, visto che il decreto si compone sostanzialmente di due grosse parti, ovvero il decreto che riguarda il lavoro e ciò che riguarda l'IVA, mi vorrei concentrare sull'aspetto IVA e sul fatto che questo governo continua a dire una cosa e a farne un'altra. Allora, vi voglio leggere alcune dichiarazioni fatte dall'attuale maggioranza. Siamo delusi, non si era mai visto che gli acconti superassero il 100% del dovuto. Dubitiamo che queste coperture possano essere considerate valide ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione. Renato Brunetta, 26 giugno 2013. Lo stesso Brunetta, il giorno dopo, stangata sugli acconti dell'IRES e dell'IRPEF. Cambieremo le coperture, quindi non ci sarà più una stangata sugli acconti. Non ci sarà più una stangata sugli acconti, questo è il decreto, lo potete vedere da soli. Daniele Capezzone, lo stesso giorno, il 27 giugno 2013. Ribadisco che la stangata degli acconti, e già ci vuole coraggio a parlare di acconti, vista l'entità, è inaccettabile e rischia di rappresentare un colpo gravissimo alla propensione al consumo. Zanetti, Scelta Civica, 26-28 giugno 2013, è un gioco delle tre carte. In sede di conversione in legge del decreto che rinvia a ottobre l'aumento dell'IVA, si dovranno trovare altre coperture più serie e sensate degli aumenti degli acconti IRPEF, IRES e IRAP, altrimenti non sarà scontato che la valutazione di Scelta Civica sul provvedimento sarà favorevole. Al Senato, Renato Schifani, il 28 giugno 2013, dice: al Senato modificheremo la copertura per il rinvio dell'aumento dell'IVA, perché chiedere un acconto superiore al 100% è solo una partita di giro. Infatti spostano l'aumento dell'IVA, ma prendono i soldi sempre da una tassazione che va a colpire i soliti, sempre i soliti. Dario Franceschini, il 27 giugno 2013, dice: le coperture sono migliorabili alle Camere. E il nostro Presidente del Consiglio, Enrico Letta, che fece un bellissimo discorso quando venne qui alle Camere, ma i punti che ha presentato non ne ha rispettato neanche uno, ci ha detto che si parla di coperture tecniche e che il Parlamento è libero di modificarle. Cioè, noi ieri sapevamo già in commissione che nessun emendamento sarebbe stato accettato, quindi siamo alle solite, vanno alla stampa, vanno sui giornali con determinate dichiarazioni, poi vengono qua dentro e fanno tutto l'opposto. Per esempio, riguardo alla, visto che il Premier parlava di libertà di modificarle, di ricerca di nuove coperture, noi avevamo proposto come Movimento 5 Stelle di evitare di colpire IRPEF, IRES e IRAP e trovare le coperture lì dove andrebbero trovate, cioè non colpendo sempre i soliti. Per coprire 1 miliardo di mancato aumento IVA nel trimestre luglio-settembre, noi abbiamo presentato un emendamento che puntava sull'aumento dal 20 al 25% della tassazione sul capitale da redditi finanziari, soprattutto sulle operazioni intraday. Capite benissimo che le operazioni in giornata, entro le 48 ore al massimo, non le fa il piccolo risparmiatore, ma le fa lo speculatore. Questo ci avrebbe portato a una stima prudenziale di circa 600 milioni di euro. L'aumento invece di 3 punti dell'aliquota PREU sugli apparecchi da intrattenimento, si parla tanto di gioco d'azzardo, di problemi psicologici legati al gioco d'azzardo, ebbene questo aumento di 3 punti varrebbe circa 600 milioni di euro su base annua. La terza copertura trovata invece stabiliva l'aumento dei canoni delle concessioni radiotelevisive tramite un decreto dello sviluppo economico del 31 agosto prossimo che avrebbe assicurato un maggior gettito di 100 milioni di euro. Quindi questo cosa vuol dire? Che noi in qualsiasi emendamento, qualsiasi copertura finanziaria, anche la più valida, anche quella accettata da tutti, maggioranza compresa, non sarebbe stata presa in considerazione perché non c'è il tempo, quindi che i cittadini lo sappiano. Per mancanza di tempo, ma tempo stabilito dall'attuale maggioranza, perché il tempo ci sarebbe, non vengono presi, viene aumentata la tassazione su IRPEF, IRES, IRAP, mentre si potrebbe trovare coperture finanziarie lì dove tutti i cittadini vorrebbero cercarle. Per esempio sul decreto lavoro, come si sono comportati, Walter? Buongiorno a tutti, grazie.
Sul decreto lavoro evidentemente la maggioranza e quindi il governo si è comportata male. Noi ieri mattina abbiamo fatto un primo passaggio in commissione lavoro, dove il sottosegretario Della Ringa, un po' in difficoltà nonostante tutto, ci aveva detto: va bene, nel pomeriggio ci ritroviamo, cercheremo di guardare i vostri emendamenti, cercheremo di valutarli. Quindi sembrava quasi ci fosse un'apertura rispetto alle nostre proposte, perché ricordo a tutti che gli emendamenti che cosa sono? Sono delle proposte per migliorare un testo, è una cosa molto semplice. Pomeriggio, come ricordato dal collega Barbanti, ci siamo ritrovati e sistematicamente tutte le proposte del Movimento 5 Stelle, ma tutte le proposte delle opposizioni sono state sistematicamente bocciate, ma anzi, ci hanno pure detto: no, guardate che le vostre proposte sono anche interessanti, se le trasformate in un ordine del giorno addirittura ve le votiamo, quindi un'amplissima condivisione, una trasversalità di intenti piuttosto ampia. Però abbiamo sacrificato il primo provvedimento che riguarda il lavoro da 5 mesi a questa parte, e ricordo, come ricordava anche il collega Villarosa, che il presidente Letta nel suo discorso inaugurale alla Camera disse che il primo problema da risolvere immediatamente era il lavoro. Bene, signori, abbiamo sacrificato il decreto lavoro sull'altare delle ferie dei senatori, nel senso che a questo punto i senatori probabilmente hanno chiamato, hanno detto: guardate, non c'è più tempo perché il decreto scade il 27, un po' di ferie è anche giusto, ma un po' di ferie dobbiamo farle tutti, quindi il decreto ve lo prendete, ve lo digerite così come sta e giace, esautorando il Parlamento, rimarchiamo questa cosa, esautorando il Parlamento dalla sua principale funzione, facendoci fare soltanto i passacarte, ma addirittura esautorando la stessa maggioranza dal proporre degli emendamenti. Quindi quando noi ci siamo ritrovati di fronte a questa scelta, ci siamo guardati attoniti, abbiamo detto: ma come, la maggioranza che ha la possibilità di cambiare d'amblè qualcosa in meglio non presenta emendamenti? Tant'è vero che ieri, nel pomeriggio della giornata di ieri, la Commissione Lavoro e la Commissione Sesta di Movimento 5 Stelle ha preso, se ne è alzate ed ha abbandonato la stessa seduta di Commissione. Non ci vogliamo stare a questi giochi. A questo punto, al posto che perdere tempo nel nulla, siamo andati a studiarci qualcos'altro. Abbiamo proposto dei cambiamenti, le nostre proposte erano delle proposte assolutamente accettabili, non erano delle proposte di bandiera, ma erano delle proposte, ad esempio, ne recito alcune: dare il 5% del patrimonio immobiliare sfitto da parte di enti, da parte di comuni, da parte di province, da parte di regione, bene, destinare un 5% di questi immobili sfitti e lasciati al decadimento, destinarlo alle start-up innovative, a dei giovani o meno giovani che avessero delle idee buone, e dove andare, in che locali andare, destiniamo quel tipo di immobili, soltanto che ci hanno risposto che non si può, nel senso che secondo loro questa riguarda il demanio. Questo non riguarda il demanio, risposta sbagliata, non riguarda il demanio sono le ex caserme. Questo è un emendamento di buon senso che è stato bocciato. Abbiamo proposto come emendamento, quindi come miglioria, affinché l'INPS ci dia dei dati precisi trimestralmente, anche sulla proposta del nostro presidente di commissione, onorevole Cesare Damiano, che dice: l'INPS deve dare dei dati, dobbiamo capire quali sono gli esodati, quali sono gli esuberati, qual è la platea da andare ad aiutare rispetto a queste persone. Abbiamo proposto che l'INPS ci desse dei dati trimestrali, e questa è stata una cosa che effettivamente non è passata in commissione, perché attualmente non accade. Secondo il ministro, l'ex ministro Fornero, probabilmente coloro che si trovano in questa posizione sono ancora 67.000, mentre, dati alla mano, la platea è di circa 900.000 persone, che creano un indotto di circa 2 milioni e mezzo di persone, con le proprie famiglie, con i propri figli, con delle persone che non arrivano a fine mese. Abbiamo proposto un emendamento per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. È prevista attualmente una ulteriore assunzione entro un mese, cioè si dà il contributo e dopo un mese si ritorna
a riassumere a tempo indeterminato. Noi abbiamo chiesto una cosa semplicissima, perché abbiamo già visto che ci sono dei problemi di un giorno. Abbiamo chiesto di trasformare la parola un mese alla parola 30 giorni. Anche questa è stata bocciata. A quel punto, ripeto, ce ne siamo andati. Abbiamo preso la nostra valigia, ce ne siamo usciti. Ieri sera non abbiamo partecipato a questo scempio rispetto al decreto lavoro, perché è continuata la commissione lavoro, le commissioni riunite, e siamo andati a studiarci gli emendamenti che ripresenteremo nella giornata di oggi. Quindi metteremo il governo di fronte ad una scelta: avessero il coraggio di presentare la fiducia rispetto a questo decreto. Noi chiediamo, non possiamo farlo tecnicamente, ma chiediamo lo stesso che il governo metta la fiducia, che si prendessero le loro responsabilità. È inutile andare a dire cambieremo questo decreto, che è un inizio, e siccome è un inizio ed è un qualcosa di assolutamente urgente, dobbiamo approvarlo, lo cambieremo nei prossimi mesi. Signori, nei prossimi mesi non sapremo neanche se ci sarà un governo. Mi sento di dire che, per quanto riguarda il PDL, un po' ci aspettavamo questo modus operandi, perché comunque sono evidentemente in altre faccende affaccendati in questi giorni. Per quanto riguarda il Partito Democratico, che comunque negli ultimi anni, dal dopoguerra, ha fatto del lavoro una delle sue battaglie, bene, questo non ce l'aspettavamo. Mi sento di dire che i colleghi deputati del Partito Democratico stanno quindi diventando più berlusconiani dell'onorevole Santanchè. Con questo voglio dire, chiudo, noi continueremo la nostra battaglia. Noi siamo disposti a continuare a lavorare tutta la settimana e anche parte della prossima. Che siano disposti a farlo anche al Senato, per cortesia, perché digerire un decreto in questa maniera noi non lo accettiamo. Sì, per quanto riguarda sempre la parte relativa al lavoro, noi crediamo come Movimento 5 Stelle che questo decreto non preveda degli interventi sufficienti per risolvere il problema occupazionale, oltre ad aver reperito delle risorse troppo scarse comunque per risolvere la disoccupazione in Italia. Non credo siamo noi che dobbiamo dire al governo come si risolve il problema del mercato del lavoro. Non è con gli incentivi che si crea lavoro, bisogna rilanciare il mercato del lavoro. Per cui avremmo preferito in ogni caso, visto che c'è questa urgenza di dare una risposta e una speranza ai disoccupati italiani, che il governo si prendesse più tempo, magari aspettasse dopo l'estate, trovasse più risorse e poi ci desse una risposta più completa al problema della disoccupazione. Perché, come sappiamo tutti, la disoccupazione non è solo giovanile. Noi non dobbiamo dare una risposta solo ai giovani, per carità anche quella dei giovani è una problematica importante, però ormai i disoccupati sono di tutte le fasce di età, abbiamo trentenni, quarantenni, cinquantenni, anche sessantenni, e per cui ci sono anche, voglio dire, padri e madri di famiglie disperati perché non riescono a portare avanti appunto il loro ruolo di genitori proprio perché non riescono più a trovare un lavoro e sono disperati. Tra l'altro, appunto, i soggetti che beneficiano di questi incentivi previsti dal decreto, appunto i giovani dai 18 ai 29 anni, già possono rientrare nel contratto di apprendistato. In varie audizioni ci è stato detto che il contratto di apprendistato deve essere la prima via di ingresso, il primo modo in cui i giovani devono entrare nel mondo del lavoro. Se noi diamo un altro incentivo per la stessa fascia di età, andiamo a sminuire questo contratto su cui si è investito per tanti anni. Oltre a ciò si crea anche un problema anche di incentivi che si sovrappongono, quindi le aziende stesse, i consulenti si troveranno in difficoltà nel momento in cui dovranno decidere quale contratto applicare ai giovani stessi. Tra l'altro noi crediamo che con questo decreto non si creeranno tutti i posti di lavoro che sono stati previsti, sia perché vi è un'insicurezza per le aziende in quanto non si sa esattamente da quante partiranno gli incentivi, perché ci dovrà essere una riorganizzazione dei fondi e non c'è una scadenza, nel senso che sappiamo benissimo che anche se ci fosse non verrebbe rispettata, e quindi non sappiamo effettivamente da quando gli incentivi partiranno, e soprattutto è stata messa una scadenza, per cui si presume che il governo
preveda che entro giugno 2015 il problema della disoccupazione giovanile sia risolto, o non sappiamo, cioè è stata messa semplicemente una toppa per questo periodo intermedio al problema della disoccupazione giovanile, stanziando pochi fondi e distribuiti in mal modo. Ultima cosa che volevamo far presente era anche che attraverso l'articolo 7, secondo noi, è stato messo ulteriormente mano ai contratti atipici, liberalizzando ulteriormente questi contratti e andando a ridurre ancora le tutele dei lavoratori. E noi crediamo che non sia calpestando i diritti dei lavoratori che si risolvono i problemi del mercato del lavoro e quindi, secondo noi, questa non è la strada giusta. Grazie. Allora, voi con questa copertura che avete proposto e penso riproporrete anche avanti, perché ho visto che c'era già in un altro decreto, trovate i soldi per coprire, diciamo, lo stop all'aumento dell'IVA, ma fino a settembre. Poi, quali sono le proposte? Proposte riguardo lo stop dell'aumento dell'IVA ne abbiamo parecchie. Come coperture finanziarie attualmente siamo arrivati a trovare circa 50 miliardi di euro di strutturali l'anno, perché stiamo preparando diverse proposte di legge che prevedono coperture finanziarie. Naturalmente le nostre coperture finanziarie riguardano tagli di spesa, ma riguardanti i privilegi, cioè le spese effettivamente inutili, figlie di accordi, inciucetti e quant'altro, e di mancanza proprio di organizzazione ed efficienza, cioè derivanti proprio dalla mancanza di organizzazione ed efficienza. Quindi se loro vogliono ci possono contattare e noi siamo disposti a presentargli le reali coperture finanziarie necessarie ad evitare un aumento dell'IVA. Degli esempi ce ne sono tantissimi. Abbiamo trovato il metodo intanto per bloccare le pensioni d'oro, che da poco sono state, diciamo, dichiarate dalla Corte Costituzionale, la famosa tassazione di Monti è stata bloccata dalla Corte Costituzionale. Noi sappiamo come evitare un blocco da parte della Corte Costituzionale. C'è da fare un lavoro sulle concessioni dei lidi, sui diritti TV, come abbiamo detto. Questo riguarda solo 100 milioni, ma sono circa un miliardo le reali coperture finanziarie che si possono ritrovare. E abbiamo possibilità di tassare i capitali scudati. Insomma, se volete possiamo farvi un bel elenco, magari non tutto ora, pian piano, giusto per non scoprire tutte le carte. E se posso anche aggiungere, il gettito IVA, lo testimoniano i dati che sono usciti qualche settimana fa, se non mi sbaglio, su Sole 24 ore, in costante flessione, proprio per un calo dei consumi dovuto non solo alla congiuntura economica, ma anche eventualmente a questi aumenti dell'IVA. Dovremmo imparare a ragionare in Italia per moltiplicatori, per cui non trovare esattamente la copertura, anche perché abbiamo visto il governo Monti cosa ha fatto, ha aumentato la tassazione, ha fatto tagli drastici lineari, se tanto mi dà tanto noi avremmo dovuto essere in questo momento un po' sofferenti, ma con i conti pubblici a posto. E invece ci siamo trovati con un debito che ha sfondato 2 milioni di miliardi di euro, 2.000 miliardi di euro, scusate, di livello massimo, e un debito PIL che è aumentato di oltre 10 punti percentuali dall'inizio della crisi. Questo perché evidentemente non si continua a ragionare per moltiplicatori. Una stasi di questo livello di IVA o addirittura un abbassamento potrebbe anzi aumentare eventualmente i consumi e di converso favorire anche paradossalmente il gettito di IVA, perché libererebbe più ovviamente capitale circolante. Sì, soltanto un intervento, vi prego di non considerarlo demagogo e populista, nel senso che noi comunque dobbiamo sempre ritornare a far capire ai cittadini che cosa significano queste cose. Allora, per un cittadino che sente IVA o non IVA, IMU o non IMU, coperture o non coperture, ebbene, farà un po' fatica a entrare in questo sistema delle coperture finanziarie, dell'IMU da rinviare, dell'IVA da rinviare, eccetera, eccetera. Il problema di base in Italia, e vi parlo dopo 15 anni di azienda, non è tanto quello IVA o non IVA, IMU o non IMU.
è che le aziende stanno morendo perché non ci sono, non c'è lavoro. I cittadini si stanno suicidando perché non hanno lavoro. L'azienda, io penso, che se ritornasse in un regime, voglio dire, pre-crisi, non dico che sarebbe contenta di pagare l'IVA, ma forse sarebbe più digeribile un aumento dell'IVA. Il problema è a monte delle coperture e dell'IVA. Il cittadino che ha una villetta da 120-130 metri quadri e che deve pagare in media le 150-200 euro all'anno di IMU, in media all'anno di IMU, è una media questa, io penso che se avesse un lavoro, che se avesse una visibilità lavorativa, una lungimiranza lavorativa nei prossimi anni, dice perfetto, siamo in un momento terribile del nostro paese, anche grazie alla tassa IMU io riesco ad aiutare il mio paese, quindi il problema è proprio a monte. Alessio prima parlava, il deputato Villarosa parlava di alcune coperture, stoppiamo l'acquisto degli F-35, ormai non si può più fare, ma stoppiamo l'acquisto degli F-35, sono 15 miliardi, iniziamo ad andare a parlare dell'elusione fiscale del gioco d'azzardo che quota ogni anno 98 miliardi, elusione fiscale, ricordo che non è evasione, elusione fiscale è un modo per pagare meno tasse, più o meno legale, quindi i soldi, se proprio la TAV, se proprio uno vuole, i soldi si trovano. Io vengo dal Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sono circa 4 giorni che i nostri boschi della Carnia, che è una zona montuosa del Friuli Venezia Giulia, stanno bruciando. Noi acquistiamo gli F-35 ma non abbiamo la benzina Avio da mettere nei Canadair per andare a spegnere questi incendi. Questa è la logica di questo governo? Quindi i problemi sono a monte, i problemi sono politici, non sono tecnici. La gente non ha lavoro, quindi non vuole l'aumento dell'IMU, perché non ha i soldi per pagare l'IMU. Le aziende non vogliono, si oppongono all'aumento dell'IVA perché non hanno lavoro. Abbiamo i cimiteri pieni di imprenditori che non pagheranno mai più l'IMU, perché sono morti. Perché pur di pagare gli stipendi dei propri dipendenti e non vederli pagati perché non ce la fanno, hanno preferito farla finita. E quindi questo è il problema fondamentale. Come stiamo cercando di risolvere il problema lavoro? Stiamo cercando di risolvere il problema lavoro andando ad agevolare i giovani sino a 29 anni che sono da 6 mesi senza occupazione e che hanno un tasso di scolarizzazione minimo. Che va benissimo, assolutamente, ma questo decreto lavoro sta creando una nuova categoria, poiché non si parla di cinquantenni, non si parla di laureati, non si parla di diplomati, stiamo creando una nuova categoria, questa è la risposta dell'esecutivo al problema del lavoro? Per noi questa non è la risposta. Per ricollegarmi, basterebbe solo una misura per coprire l'IVA, e sono il taglio delle spese militari, cioè basterebbe solo quella, abbiamo fatto un conto che si possono tagliare 5 miliardi di euro strutturali l'anno, se voi prendete i dati al servizio bilancio, voi vi renderete conto che il ministero, l'unico ministero che ha avuto un aumento di risorse finanziarie è stato il Ministero della Difesa. Mentre il Ministero dei Beni Culturali riceve circa lo 0,3% di spesa, solo lo 0,3% viene destinato al Ministero dei Beni Culturali, il 4%, quindi 0,3-4%, viene destinato alla difesa. Quindi un taglio strutturale di 5 miliardi l'anno al Ministero della Difesa eviterebbe l'aumento dell'IVA, cioè basterebbe solo questo. E chiediamo ai cittadini, cosa preferisci? Che ti aumentiamo l'IRPEF, l'IRAP, l'IRES o che tagliamo le spese militari? Secondo voi cosa ci risponderebbero? Secondo me ci risponderebbero tagliamo le spese militari. Ultima cosa, nel merito del decreto lavoro, perché voi adesso state dicendo, noi abbiamo presentato tante proposte emendative, ma in realtà non sono state, nessuna di queste è stata approvata. Nel merito, cosa avete presentato? Per esempio, solidarietà negli appalti, la questione del limite d'età fino ai 29 anni, quindi nel merito cosa chiedete? Allora, per quanto riguarda l'articolo 1 avevamo fatto vari emendamenti, però diciamo che riassumendo avevamo chiesto appunto che l'incentivo venisse erogato a tutte le fasce di età e ovviamente in misura inferiore, quindi non più al 33% ma al 10%.
Oltre a questo, vabbè, c'erano varie modifiche di poco conto. Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembrava, sulla social card, noi non accettiamo assolutamente l'idea della social card, quindi questo ulteriore ampliamento per noi era totalmente inutile, nel senso che noi riteniamo che la social card sia una misura che vada proprio a togliere la dignità ai cittadini, nel senso che un cittadino che si presenta in un negozio e paga con la social card si sente povero, quindi perde tutta la sua dignità. Quindi noi vorremmo riproporre nuovamente il reddito di cittadinanza, che a breve depositeremo, oltre al fatto sì che abbiamo presentato anche un ordine del giorno che sarà discusso stasera. Perché con reddito di cittadinanza noi diamo la possibilità a tutti di mantenere la loro dignità di cittadini senza dover dire a tutti qual è la propria situazione reddituale. Per quanto riguarda l'articolo 7 abbiamo fatto parecchi emendamenti, perché sui contratti atipici ci sono state delle liberalizzazioni, come per esempio i voucher, che è stato tolto l'obbligo che si tratti di attività meramente occasionali, che non riteniamo assolutamente giusto, proprio per la natura di questo tipo di contratti, nel senso che i voucher sono nati per coprire quelle attività meramente occasionali. Se noi andiamo a togliere queste parole, diciamo, andiamo a snaturare quel contratto e a permettere l'utilizzo di questo contratto in maniera non corretta, quindi andare a coprire, magari a deludere i contratti normali di lavoro subordinato. Anche per quanto riguarda il contratto a progetto, la stessa cosa, normalmente il contratto a progetto non doveva prevedere dei lavori ripetitivi e, non mi ricordo l'altra parola, ti ricordi Walter? Aspetti che gliela cerco. Esatto. E continuativi e ripetitivi, contemporaneamente queste due opzioni, mentre adesso si dà la possibilità che siano o continuativi o ripetitivi. Questo ovviamente amplia le possibilità per il datore di lavoro di utilizzare in maniera errata, in maniera non adatta, il contratto a progetto. Anche sul contratto a progetto chiederemo con un ordine del giorno questa sera che venga abrogato, perché noi riteniamo che il contratto a progetto costituisca una forma di lavoro non più accettabile, non è mai stata accettabile, perché purtroppo è stata utilizzata in maniera completamente distorta, e quindi chiederemo al governo che abbia il coraggio finalmente di eliminare questo tipo di contratto.